Oggi abbiamo fatto l'incontro con il prefetto, insieme al sindaco di Colle Salvetti e all'assessore del comune di Livorno. Ovviamente presente l'azienda. Dobbiamo dire, abbiamo ringraziato il prefetto, perché onestamente l'incontro doveva essere soltanto per le procedure di raffreddamento rispetto allo sciopero che era stato proclamato, mentre invece abbiamo fatto un incontro che ha guardato al futuro e alle prospettive dello stabilimento, e quindi ci ha permesso di confrontarci con l'azienda su cose un po' più di contenuto, fatemi dire così. Che cosa è venuto fuori da questo incontro? Intanto, al di là delle cose che abbiamo detto noi, ci sono alcune cose che ha dichiarato l'azienda. Il fatto che comunque il sito di Livorno è un sito importante, giudicato anche importante da parte dello stabilimento, da parte dell'ENI, è altrettanto vero che da parte di ENI comunque si sta lavorando per, così ci è stato detto, per tre opzioni. Una è il mantenimento dell'attuale attività, l'altro è il polo logistico e l'altra è la vendita. Queste sono le dichiarazioni fatte dal direttore dello stabilimento. Da parte nostra ovviamente le abbiamo detto e ripetuto che, per quanto ci riguarda, siamo fortemente preoccupati per un dato prima di tutto. Il primo è solo ciò che ad oggi gira nelle voci. Già il rumors, come veniva detto anche nella riunione di stamani, è un elemento di forte preoccupazione innanzitutto per i lavoratori dell'indotto, per un semplice motivo, perché la crisi sta già colpendo in maniera pesante le imprese dell'indotto, in più ci sono esposizioni finanziarie importanti delle imprese, e di fronte al fatto che non si sa che fine faccia l'ENI, questo può alimentare e acuire ulteriormente le difficoltà per le imprese e di conseguenza per i lavoratori. Quindi abbiamo necessità di elementi di chiarezza che chiediamo in un confronto con il governo e con l'ENI. Questo è quello che chiediamo. Che cosa chiediamo in questo confronto? E per noi le tre opzioni non esistono. Per noi c'è un'opzione soltanto. E quello che chiediamo è che ENI ci presenti un piano un piano industriale che preveda la continuità produttiva. Le altre opzioni non le vogliamo nemmeno sentir parlare, né di polo logistico di deposito, né tantomeno di vendita. Il confronto che vogliamo col governo, non solo come organizzazioni sindacali, lo voglio dire con forza questo, non solo come organizzazioni sindacali, ma come città e come regione, è un confronto che vuol guardare soltanto alle prospettive e alla continuità produttiva e la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali. Questo è. Di fronte a queste nostre dichiarazioni e all'impegno che comunque istituzioni regionali, istituzioni locali, ma anche devo dire da parte della prefettura, a sollecitare il Ministero e il Governo per l'incontro, cosa che si stanno attivando, da parte su questo il prefetto ci aveva chiesto di sospendere le agitazioni e quindi anche il ragionamento relativo allo sciopero. Le 5 ore sono state per discutere su questo punto. Noi non siamo assolutamente disponibili a interrompere le agitazioni e tantomeno lo sciopero. Perché? Perché non ci sono le condizioni. Noi vogliamo chiarezza sulle prospettive e sui punti che abbiamo prima indicato. E quindi fin tanto che non abbiamo una data con il governo e con l'ENI, ripeto, governo ed ENI, perché vogliamo impegni chiari anche da parte del governo, essendo l'azionista, un azionista importante di ENI, vogliamo impegni chiari sulle prospettive. Soltanto a fronte dell'incontro noi siamo nelle condizioni anche di sospendere le iniziative, ma fin tanto che non ci sarà questo incontro noi manteniamo aperte tutte le nostre iniziative. L'incontro si è concluso, ovviamente capite che non si è potuto concludere con una conciliazione tra le parti, ci siamo aggiornati a martedì 14. Martedì 14 incontreremo, valuteremo lì se è aggiunta la data dell'incontro o meno. Però questo è lo stato dell'arte, queste sono le cose delle quali domani discuteremo con tutti i lavoratori in assemblea, ovviamente. E con lo stato di agitazione.